Nella stanza degli animali, eccolo qui, c'è Sasi, questo bellissimo gattone che è tornato a trovarci, già era stato nostro ospite, accompagnato dal dottor Luca Fabiani, che è veterinario in Roma. Benvenuti a tutte e due. Allora, dottore, con lei vogliamo parlare del cambio di stagione. Per esempio, i gatti perdono pelo, anche i cani, sì. Insomma, no? Iniziano assolutamente a sì, pochino. Sia i cani che i gatti fanno la normale muta di pelo, perdono notevoli quantità di pelo perché loro ricambiano tutto il pelo praticamente che hanno fatto in inverno, quindi la muta cosiddetta primaverile è una muta ancora più intensa perché perdono il pelo fitto e folto dell'inverno. E noi, soprattutto per i gatti, per evitare che facciano le palle di pelo, che cosa dobbiamo fare? Innanzitutto spazzolarli il più possibile, possibilmente due volte al giorno, una volta al giorno nel periodo proprio questo che stiamo vivendo in questo momento. E poi aiutarli anche con dei prodotti che si danno per via alimentare che favoriscono sia il passaggio del pelo che eventualmente il loro rigurgito senza troppe interferenze con lo stomaco. I cani in questo periodo di belle giornate iniziano a portarli di più fuori, dove però chiaramente ci sono i rischi legati tutti per i cani, le zecche, le pulci, ma principalmente anche la processionaria. La processionaria non è altro che un bruco che in processione scendono giù da alcune conifere e se ingerite o toccate in bocca dall'animale sono molto molto pericolose. Sì, perché gli si gonfia immediatamente. Sì, creano delle vere e proprie ustioni chimiche di terzo grado. E in quel caso che bisogna fare? Allora, subito bisogna provare a sciacquare la parte e rivolgersi però a un centro specializzato di pronto soccorso. Dargli un cortisonico, se eventualmente è a disposizione. Sì, eventualmente sì, ma le terapie sono proprio importanti in quei casi e quindi ci vuole proprio un'assistenza medica. Quella seria. Specie di spiga che cresce nei campi, no? Nei nostri giardini. Il cosiddetto giardini. Forasacco. Forasacco. Quanto danno può fare ai cani? Può provocare diversi danni, perché innanzitutto una sua penetrazione lenta e inesorabile. Può anche penetrare nell'improvviso perché può essere inalato in pochi secondi dal cane in questo caso. Nel naso, se si ferma, può dare dei gravi problemi di infezioni croniche. Invece nell'orecchio da otiti croniche, se non viene tolto subito, e nel cavo orale può dare ascessi e poi può... Insomma, è molto grave come situazione. Sì. Come ci accorgiamo che magari il nostro cane ha calpestato, si è avvicinato, ha inalato questa... Allora, se il forasacco va in una delle due narici, il cane inizia a starnutire come mai aveva fatto in vita sua quasi. Quindi ce ne accorgiamo. E c'è la causa-effetto immediata. Il cane sta benissimo e improvvisamente starnutisce come se avesse una crisi allergica. Oppure nell'orecchio tende a tenerlo più basso, camminare con la testa ruotata, se lo gratta. È il periodo questo anche delle vaccinazioni? Vengono, diciamo, principalmente fatti richiami in questo periodo. Per vari motivi, soprattutto anche perché gli animali stanno di più all'aperto e quindi hanno necessità di essere maggiormente protetti e viaggiano di più e quindi molte vaccinazioni sono proprio richieste per viaggiare. Certo. Grazie dottore. Grazie. Siamo alla fine di questo appuntamento con Ippocrate, ippocrate@rai.it per poterci contattare, ippocrate.blog.rainews24.it per rivedere questa ed altre puntate con la nostra piccola enciclopedia online. Arrivederci. Thank you.